Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. I Free Day for Future agli Stati Generali dicono: cara politica, ora agisci. Faccia a faccia tra il Premier Conte e la 14enne Lavinia. Via la transizione ecologica per rialzarci dalla crisi e far ripartire il PIL. Di fronte al Premier e ai ministri arrivano i giovanissimi attivisti ambientalisti con la loro parola d'ordine, che è il ritorno al futuro. Al tavolo di Villa Pamphilj, dopo un flash mob, portano il loro programma dallo stop ai combustibili fossili a una mobilità elettrica e gratuita. Il Premier insiste sulla transizione ecologica tra le tre direttrici principali del piano di rilancio con le partecipate statali. Intanto rinnova inviti al confronto con le opposizioni, anche a Palazzo Chigi, che ora cominciano a pensarci. Alex Zanardi, il bollettino dice stabile ma grave dal punto di vista neurologico, lo valuteremo la prossima settimana, possibili danni alla vista. Dopo l'incidente che lo ha coinvolto durante una gara di handbike, il campione bolognese lotta per sopravvivere al Policlinico Santa Maria alle scotte di Siena, dove adesso è tenuto in coma farmacologico. Il chirurgo ha detto presto per fare valutazioni neurologiche, serviranno 7-10 giorni. In questi casi si migliora lentamente, ma si può peggiorare repentinamente. Coronavirus calano ancora malati e ricoveri. I nuovi casi sono 262, il 63% in Lombardia, 7 regioni ad aumento zero, altri 49 morti. Con i nuovi casi in lieve aumento rispetto a ieri, i contagi totali dall'inizio dell'emergenza raggiungono quota 238.275, un dato che comprende le persone attualmente positive, le vittime e i guariti. Ieri l'incremento di nuovi contagi erano di 251. Il numero totale dei morti sale dunque a 34.610. Milano, centri sociali antagonisti protestano sotto il palazzo della Regione. Assassini dicono strage Covid a responsabili, commissariare Lombardia. Assassini, assassini, quindi lo gridano le centinaia di persone, appunto, che il pomeriggio di ieri hanno partecipato al corteo attorno al palazzo della Regione Lombardia, organizzato dai centri sociali milanesi e l'area antagonista. Se l'epidemia è stata una strage nella mia città e nella mia regione, denuncia dal palco una sindacalista bergamasca, è perché ci sono dei responsabili, a partire da chi per decenni ha tagliato sulla sanità pubblica. Tra i manifestanti c'erano anche tanti volontari delle brigate di solidarietà che nei mesi della pandemia hanno distribuito pasti a migliaia di famiglie milanesi. Parlamento europeo contro il premier ceco Babis. Bene la riapertura delle indagini sull'uso improprio dei fondi europei destinati all'azienda di cui è fondatore. E critica la Commissione, il sistema di verifica è opaco, dicono. La risoluzione è votata a larga maggioranza anche da una parte di Renew Europa, gruppo di cui fa parte il partito del primo ministro, legato però al gruppo di Visegrad, chiede che vengano svolti controlli approfonditi sulla gestione dei fondi nel paese, in particolar modo per quelli destinati ad aziende ritenute vicine al politico, e punta anche alla creazione di organismi di controlli più efficienti. E poi denuncia: delegazione europea inviata a Praga per svolgere accertamenti ha ricevuto minacce di morte. Notizie da Napoli e dalla Campania. Covid, i sopravvissuti napoletani dicono, ma quei danni ai polmoni ancora non scompaiono. Intubati, ricoverati in semintensiva, allettati proprio nei reparti di malattie infettive, pneumologia e poi guariti dal Covid-19. Quali sono gli esiti della SARS-CoV-2? Cosa ne è delle migliaia di malati che hanno affrontato, soprattutto a marzo e aprile, il coronavirus in ospedale oppure a domicilio? Quali sequele, postumi e complicanze ci saranno? Al Cotugno da circa 10 giorni è stato attivato il Day Hospital per il follow-up respiratorio dei pazienti guariti. I malati provengono da tutta la Campania. I malati, avverte lo pneumologo Giuseppe Fiorentino, praticano prelievi e esami
TAC e radiografie vengono valutati sia nei danni polmonari sia agli altri organi. Abbiamo acquisito dalle ASL i nominativi di tutti i guariti, compresi quelli curati a domicilio, che non hanno mai fatto una TAC o una spirometria per valutare i danni. Mascherine all'aperto da lunedì non sono più obbligatorie in Campania. Da lunedì in Campania l'uso della mascherina all'aperto non è più obbligatorio ma facoltativo. Resta invece l'obbligo nei luoghi chiusi, mezzi pubblici, negozi, supermercati, nelle situazioni di assembramento oppure dove non si può mantenere la distanza di almeno un metro. Sarà pubblicato un provvedimento ricognitivo di alcune norme previste nelle precedenti ordinanze in Campania, con specifico riferimento all'uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Notizie da Treviso e dal Veneto. Professoressa viene riconosciuta come figlia naturale di un noto industriale. La donna a 46 anni ha vinto una lunga battaglia legale contro l'uomo che si era rifiutato di sottoporsi al test del DNA. È stata la madre a svelarle la verità. Covid-19, parla il dottor Rigoli del Cafoncello, dice il virus si sta spegnendo. Il primario di microbiologia a Treviso ha detto la quasi totalità dei positivi asintomatica oppure a sintomi lievi, paragonabili a una normale influenza, quindi oggi il virus è poco aggressivo. Terribile schianto frontale tra due auto in quattro ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto sabato verso le 16:20 in via Cesare Battisti a Istrana. Sul posto i vigili del fuoco, il SUEM 118 e la polizia stradale. Beccati a spacciare cocaina dei ragazzi arrestati due nigeriani. I due residenti a Padova sono stati fermati appena dopo aver venduto due dosi da 1,3 grammi complessivi, segnalati invece alla prefettura gli acquirenti dei pusher. Alla guida senza patente, assicurazione e documenti dell'auto, stangato un quarantenne, l'uomo, un cinese residente a Padova, è stato fermato a Villorba dalla polizia locale che lo ha sanzionato per circa 6.000 euro. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Trapianti in Friuli, storia di un successo, il centro regionale di Udine è un'eccellenza a livello nazionale e negli anni ha confermato la continua tendenza di crescita. Questa volta, più di tante altre, si può parlare di orgoglio friulano. Un concetto che si usa spesso ma che non in tutti i casi è appropriato, come quando si parla di trapianti d'organo. Udine infatti al 12° posto in Italia per l'attività di trapiantologia che riguarda rene, cuore e fegato. C'è stato appunto un'intervista con Roberto Peressutti, coordinatore del centro regionale trapianti. Il giovane turista soccorso a Bagnoli della Rosandra, una ragazza tedesca si è scavigliata sotto la parete di arrampicata La Bianca. Una turista tedesca classe 1991 nel suo ultimo giorno di vacanza si è procurata una brutta distorsione alla caviglia in Val Rosandra. La giovane si trovava assieme al suo ragazzo. La coppia è stata notata in difficoltà da un ciclista di passaggio lungo la ciclabile, dove sotto la parete del settore di arrampicata denominata La Bianca la ragazza si è infortunata. Golizia piange il suo terzo morto con Covid-19. L'abbraccio del sindaco Ziberna ai parenti del 68enne ricoverato da diversi mesi. A Golizia è morta l'ultima persona positiva al coronavirus. Aveva 68 anni ed era ricoverata da diversi mesi, e prima qui a Golizia, poi dal 24 aprile a Trieste nel reparto Covid, dove è deceduto. Mi dispiace davvero ed esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, scrive il sindaco Rodolfo Ziberna. È quasi uno scherzo del destino. Da diversi giorni i dati ci davano un unico caso positivo in città e aspettavamo trepidanti la comunicazione dell'avvenuta guarigione. Invece ci ritroviamo con zero casi, ma a piangere per la terza vittima dell'epidemia, e non è consolante il fatto che questa persona avesse altre patologie. Un grandissimo abbraccio alla sua famiglia. A Premariacco rimessa a nuovo la strada del Bosco, completata la sistemazione della pista ciclopedonale in via Selva. Si valorizza così un contesto naturale e storico tutto da scoprire. Si sono recentemente conclusi i lavori in via Selva
nel comune di Premariacco, progetto finanziato dalla Regione per un importo di 250.000 euro, intende valorizzare l'itinerario ciclopedonale della via, soprannominata anche Strada del Bosco, al confine con i comuni di Manzano e Butrio. La zona è interessante sia dal punto di vista paesaggistico ed enogastronomico, siccome lambisce il verde e cristallino fiume Natisone, che è immersa appunto nei boschi e nei vigneti delle numerose aziende agricole locali, sia da quello storico, dal momento che sono presenti resti di fortificazioni romane, come sottolinea appunto il vice sindaco Dolores Zuccolo. L'obiettivo del progetto è rendere la viabilità fruibile soprattutto ai turisti per far conoscere le nostre zone. Spaccio di cocaina, sequestrati 10.000 euro a Trieste, in arresto un cittadino sudamericano, due gli indagati in stato di libertà. Detenzione a fini di spaccio di cocaina, un arresto a un cittadino sudamericano, due gli indagati in stato di sede di libertà e sono stati sequestrati, dicevamo, oltre 10.000 euro. E questo è il bilancio delle attività svolte dalla squadra mobile della Questura nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.